Io penso che le zone 30 siano innanzitutto una soluzione per arginare il problema degli incidenti, incidenti mortali. Muoiono 250 persone all'anno in Italia, investiti da macchine quando sono in bicicletta. A parte che ne muoiono anche 600 a piedi, pedoni, vuol dire che c'è un problema. Ma poi, a parte questo, la zona 30 permette comunque di salvaguardare un po' di più gli utenti deboli, perché dai 50 ai 30 l'incidenza appunto di situazioni molto gravi cala più del 50%. È impressionante. 50 succedono tot incidenti, a 30 ne succedono la metà. E poi c'è anche il discorso della mobilità alternativa. Cioè, se in Norvegia, in Danimarca, in Olanda si sta lavorando per aumentare le piste ciclabili, diminuire l'uso della vettura, quindi migliorare l'aria, e loro non hanno il clima che abbiamo noi, perché lo possono fare loro e non lo possiamo fare noi? Nelle grandi città gli spostamenti sono nell'ordine dei 2, 3, 4 km. Con la bicicletta lo spostamento sarebbe più veloce. E non hai problemi di parcheggio e soprattutto lascia a casa la macchina. In più, adesso con la bicicletta pedalata assistita hai risolto tanti problemi. Estate quando fa caldo, soprattutto. Vuol dire che se noi riusciamo a far capire alla gente che si può lasciare a casa la macchina e in qualche situazione si può prendere la bicicletta, riusciamo veramente a fare qualcosa di importante. Riusciamo a così. Intanto facciamo qualcosa di attivo, sportivamente parlando. E quando si parla di benessere, di longevità, dicono non fumare, mangiare bene, fare sport. Almeno un'ora al giorno, ma neanche, sono 3-4 ore alla settimana. Se io comincio a lasciare a casa la macchina, fare qualche passo a piedi, prendere la bicicletta, mezzi pubblici o quant'altro, riesco già a fare qualcosa di molto importante per il mio territorio, per le nostre città. E quindi alla fine siamo costretti ad andare in questa direzione, perché le città con meno auto sono più vivibili. In Olanda stanno riducendo i parcheggi per aumentare le piste ciclabili, perché vogliono obbligare la gente a fare qualcosa di utile. E quindi, naturalmente, poi servono i mezzi pubblici, serve tutta una serie di cose che sono fondamentali, però non possiamo continuare così. E quindi alla fine io credo che dobbiamo renderci conto che se vogliamo rendere più vivibili e più belle le nostre città, dobbiamo andare in quella direzione, cercare di avere meno traffico, meno automezzi sulle strade.